4000 metri, no 4000, e Juan Pablo ci ha fatti scendere anche la strada che già prima era ostica, adesso diventa ancora più ostica e più tecnica e deve superarla, eccolo lì, in solitaria con la macchina. Sappiamo, meccanica Toyota, che mezzo prendere, eh? Regge, esatto, sappiamo che mezzo prendere. Che in Mongolia c'è ancora peggio, un mezzo d'acqua, cazzo dell'acqua. Siamo arrivati al punto di partenza, la cima del Sarikabur, quello è il cratere gigantesco. Ho lasciato la macchina qui e adesso si sale. Saliamo da sud, quindi ci dovrebbe essere sole e anche oggi poco vento. Oh scusa, scherzo di pipì. Togli. Taglio. Pezzo infame, ma si deve salire. Cima del Sarikabur, qui siamo 5:09:40, ma mi fermo.
treno lì è troppo impegnativo, mi mancano proprio le forze e la testa adesso. Stracco. Quasi alla macchina per scendere attraverso da lì e poi così molto ripida, dove sono le rocce abbastanza complicato, dove invece c'è la ghiaia, i sassetti, direi anche divertente perché si parte molto velocemente. Ormai ci siamo. Eccola. Yeah. Non ho mai desiderato così tanto una Toyota. Non so se si vede, ma sono KO. Bilaniato, non vedo l'ora di farmi questa bellissima doccia.